Ciao, sono Maricetta Lombardo e mi occupo della registrazione del suono in presa diretta sul set. Sono sempre stata attratta dall'aspetto sonoro della vita, grande appassionata di musica e grazie a un corso di formazione teatrale fatto in Sicilia ad Agrigento nel 1990, decisi di intraprendere questa tortuosa strada che mi ha portato al cinema. Al cinema non da spettatrice come era accaduto fino a quel momento, ero molto legata al cinema di Buñuel, di Capra, di Pasolini, di Fellini, di Visconti, bensì dall'altra parte, dietro le quinte. Quindi approdai a Roma per intraprendere gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia. L'aspetto del mio lavoro che mi piace di più è l'isolamento, indossare le cuffie per isolarmi da questo girone dell'inferno che è il set cinematografico, per concentrarmi in quello che sta accadendo nella scena. È un lavoro che richiede grandissima concentrazione e anche la capacità di prendere delle decisioni in tempi praticamente inesistenti. E mi piace farmi cogliere di sorpresa dai suoni, seguirli, andarne alla ricerca. Mi è capitato di trovarmi in Marocco, a Casablanca, per necessità appunto di scena, e decisi di alzarmi molto presto una mattina per andare a registrare il muezzin alla moschea di Hassan II. Ed è stata una cosa estremamente emozionante, da sola, in questo grande piazzale, in questa atmosfera, dell'alba, molto silenziosa e suggestiva, soprattutto, non appena, ebbe inizio la preghiera del muezzin. E sono quelle cose che ti rimangono proprio, nell'anima, nel cuore. Dei momenti proprio che rimangono indelebili nelle orecchie e nella mente. Oppure anche in Senegal mi è capitato di allontanarmi in un momento di preparazione del set, di allontanarmi per seguire dei rumori molto tribali, c'erano dei festeggiamenti in corso e riuscii a registrarli e anche quella volta fu molto emozionante. E nel 1990 approdai a Roma per frequentare il corso di tecnica del suono al Centro Sperimentale di Cinematografia. Per me è stata una scuola fondamentale per la mia formazione professionale. Mi ha permesso la frequentazione dei primi set cinematografici della mia vita, mi ha messo in contatto con grandi professionisti, tra cui Bruno Pupparo, che è stato poi il mio maestro, e soprattutto mi ha fatto capire che quella poteva essere la mia strada.